Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e in questo canale parlo di libri, mindfulness e condivido i miei vlog. Oggi ti parlo di 5 abitudini da lettrice che forse non conosci su di me. Una volta che avrete sentito le mie strambe abitudini, ovviamente sono curiosa di conoscere anche le vostre, soprattutto le più strambe, quindi scrivetemele nei commenti. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. Ne pubblico una a settimana, sono tornata da poco su YouTube, quindi mi farebbe molto piacere se decidete di seguirmi e di supportarmi in questi contenuti che propongo qui. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Bene, adesso la premessa è finita, possiamo cominciare. La prima abitudine di cui ti parlo risale veramente a quando ero una ragazzina. Ho l'abitudine di tenere i libri sullo scaffale in ordine di altezza, dal più alto al più basso. Tendenzialmente li divido per genere, però all'interno di ogni genere sono sempre distribuiti per altezza. Questo lo faccio da sempre. Quando ero una ragazzina, alle medie, alle superiori, tenevo i libri in ordine d'altezza sullo scaffale, i libri di scuola. E dato che andavo spesso a guardarli, perché comunque riponevo quelli che avevo usato durante la giornata, prendevo quelli per il giorno successivo, eccetera, dopo qualche settimana io praticamente li avevo memorizzati, quindi sapevo a occhi chiusi qual era la posizione di ogni libro sullo scaffale. Anche adesso, come ho detto, lo faccio, ma ci sono delle occasioni in cui non riesco a rispettare perfettamente questo ordine di altezza e la cosa un po' mi disturba. Ad esempio, in questo caso, il quaderno dell'amore perduto di Valérie Perrin è chiaramente il più alto dello scaffale, quindi doveva essere il primo, ma non volevo che gli altri due libri di Valérie Perrin fossero separati, quindi li ho messi tutti vicini e dopo è arrivato un libro un po' più alto. Ecco, questa cosa mi disturba, però ho preferito mettere tutti i libri dell'autrice insieme e poi proseguire con altri che comunque, come vedete, sono sempre in ordine di altezza. La seconda abitudine di cui ti parlo invece potrebbe sembrare banale, ma secondo me molte persone non fanno come me, ovvero io interrompo la lettura dei libri che non mi piacciono. Ripeto, sembra banale, però secondo me sono molti più i lettori che si sforzano e si obbligano a finire un libro anche quando questo non piace. Io non lo faccio più da anni, una volta ero così anch'io. Perché? Perché prima pensavo tutto il tempo, tutte le ore che ho impiegato per leggere la prima parte del libro, prima di accorgermi che effettivamente non mi stava piacendo, se io interrompessi la lettura diventerebbero ore sprecate, no? Perché quel libro comunque non andrebbe ad aggiungersi ai libri letti durante l'anno, durante il mese, insomma, quando tenevo molto di più i conti dei libri che leggevo e quindi mi sforzavo, ecco, di finire il libro. Poi mi sono resa conto che in realtà il tempo perso è quello che utilizzavo per costringermi a finire il libro, perché andavo più lentamente, perché non avevo mai voglia di leggere, quindi impiegavo giorni e giorni per finire un libro che non mi piaceva, che non sarebbe rimasto nella mia memoria, nel mio cuore, e quindi quello era veramente tempo sprecato. Oggi appunto non faccio più così, quindi quando un libro non mi piace, senza rimorsi lo abbandono e mi dedico a qualcos'altro, almeno il mio tempo sarà impiegato in maniera migliore. Quest'anno ho abbandonato un solo libro, magari vi lascio la copertina qui, ed era Mai stata meglio, se non erro, il titolo. Era oltretutto una lettura del club del libro, quindi a maggior ragione mi sarei dovuta impegnare per leggerlo, visto che ne dovevo parlare poi al club, però non mi piaceva, doveva essere un racconto ironico sulla separazione, su una donna che dopo tanti anni di relazione si ritrova improvvisamente sola e come gestisce questo cambio di vita, effettivamente importante, soprattutto se si lascia una relazione duratura, ecco. Però io a un certo punto lo trovavo noioso, mi sembrava non ci fosse niente di nuovo da dire e quindi l'ho abbandonato. E ho pensato che forse anche il fatto di averlo abbandonato potesse essere un buon argomento di conversazione al club del libro. Numero 3, qui preparatevi perché è veramente particolare. Io ho l'insano desiderio, perché penso che mi darebbe proprio piacere, riuscire a terminare tutti i libri che ho da leggere in casa, quindi non avere più libri da leggere in giro per casa. So che è impossibile perché ovviamente chi è un lettore come me
accumula qualche libro, è abbastanza normale, anche perché siamo persone che quando abbiamo finito un libro ci fa piacere averne già alcuni pronti sullo scaffale tra cui poter scegliere la prossima lettura. Io non sono una lettrice che accumula tanti libri da leggere, non ho decine di libri da leggere, di solito ne tengo sullo scaffale una decina, a volte un po' più, a volte un po' meno, però tendenzialmente il numero è quello. Però diciamo che non so come mai mi piacerebbe un giorno poter guardare la mia libreria e dire questi li ho letti tutti. E cosa che al momento non riesco a fare, anche perché ho una serie di libri di Jules Verne, se non erro, che ancora non ho proprio toccato, quindi per dire anche quelli mi piacerebbe aver letto, vorrei proprio che fosse completa la mia libreria fatta solo di libri letti. Vabbè, non è normale. Comunque, questa cosa, questo desiderio nasce quando ero veramente una bambina, perché mi ero messa l'obiettivo di leggere tutti i libri che erano nella libreria della mia mamma, che erano in casa. Mio papà ha sempre avuto meno libri, ha cominciato a leggere più avanti con l'età, adesso che è in pensione, legge tanto, però prima meno, prima la grande lettrice era la mia mamma, quindi in casa chiaramente avevamo diverse librerie piene di libri, c'erano i nostri, di noi tre bambine, però insomma ce n'erano anche tanti della mia mamma, e il mio sogno era riuscire a leggerli tutti. E quindi ogni volta che leggevo un libro, praticamente scrivevo in fondo, sulla copertina, sull'interno della copertina in fondo, libro letto. Sapevo che ogni libro su cui era stato scritto il libro letto era stato letto da me, e quindi andava ad aggiungersi al numero dei libri letti in casa della mia mamma, e piano piano il mio sogno era di mettere questa mia firma su tutti. Ovviamente poi non l'ho fatto. Vi dimostro che non sto mentendo, ho ritrovato questi librettini nella libreria di Katia che erano miei, ma in realtà veramente lo facevo su tutti, anche su quelli più grandi di questi, però ecco, libro letto, ed ecco di qua un altro anche nella Sirenetta, libro letto, la mia firma. Numero 4. Quando arrivo a metà di un capitolo e devo interrompere la lettura, io devo leggere, devo finire di leggere la pagina di destra, voltare pagina e arrivare al primo capoverso della pagina di sinistra. Così so che quando riprenderò la lettura devo ripartire da lì. Non lo so se tutti fanno così oppure no, però io ad esempio so di lettori che posizionano il segnalibro in un verso o nell'altro in base a se devono ricominciare la lettura dalla pagina di sinistra o dalla pagina di destra. Ecco, io non potrei mai fare così, cioè non potrei terminare la lettura alla fine della pagina di sinistra e non leggere la destra. No, penso di non averlo mai fatto. Devo finire anche la pagina di destra, girare, arrivare al primo capoverso, così mi ricordo da dove devo iniziare il giorno dopo. Anche questa è una cosa che ho sempre fatto e che continuerò a fare per sempre. Numero 5. Io ho una passione, un amore smisurato per Ken Follett. Nonostante io legga quasi esclusivamente autrici donne, ed è un caso perché non è una scelta consapevole, e nonostante Ken Follett abbia scritto libri che mi sono piaciuti moltissimo, ma anche libri che mi sono piaciuti molto meno, io continuo a comprare ogni libro che lui scrive e sto recuperando tutte le sue pubblicazioni. Le ho già quasi tutte, ne mancano veramente poche, però voglio proprio avere la collezione completa dei suoi libri perché a me piace moltissimo. Mi ispiro molto al suo stile di scrittura, al suo modo di creare le storie, i dialoghi, i personaggi, le sue storie tendenzialmente mi appassionano molto, mi piace. Diciamo che nutro per lui un affetto un po' troppo morboso, come nutre una mente, vogliamo dire, disturbata? Disturbata. Io direi completamente devastata dalla pazzia e rimarrei ancora nell'eufemismo. Bene, dopo questa citazione della nostra ultima commedia, insomma, penso di aver reso l'idea di quanto io adori questo scrittore. Purtroppo è molto vecchio, quindi non che ci sia niente di male, però a me piacciono più giovani, altrimenti me lo sarei sposato. Però è andata così, lui è nato molto prima di me, quindi non ci siamo potuti trovare. Però chissà che nella prossima vita io non possa sposare Ken Follett. Beh, detto questo, adesso aspetto le vostre strane abitudini da lettori. Mi raccomando, voglio qualcosa di veramente particolare. Vi aspetto nei commenti, vi leggo sempre, vi saluto adesso e vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro video. Ciao!